Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi tra le tue braccia per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mio Signore, vengo a te a deporre ai tuoi piedi il mio volere. Voglio darti l'amore e l'onore, la soddisfazione. Dal Libro di Cielo, volume dodicesimo, 8 aprile 1918. Ritornando sul punto del vivere nel volere divino, mi era stato detto che era come vivere nello stato d'unione con Dio. Ed il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, c'è gran differenza tra vivere unito con me e vivere nel mio volere. E mentre ciò diceva, mi ha steso le braccia e mi ha detto: Vieni nel mio volere anche un solo istante e vedrai la gran differenza. Io mi sono trovata in Gesù. Il mio piccolo atomo nuotava nel volere eterno e siccome questo volere eterno è un atto solo, che contiene tutti gli atti insieme, passati, presenti e futuri. Io, stando nel volere eterno, prendevo parte a quest'atto solo che contiene tutti gli atti, quanto a creatura è possibile. Io prendevo parte anche agli atti che non esistono e che dovranno esistere fino alla fine dei secoli, e finché Dio sarà Dio, ed anche per questi io l'amavo, lo ringraziavo, lo benedivo, eccetera. Non c'era atto che mi sfuggisse. Ed ora prendevo l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, lo facevo mio, come era mio il loro volere, e lo davo a loro come mio. Com'ero contenta di poter dar loro l'amore loro come mio, e come loro trovavano il pieno contento e sfogo completo nel ricevere da me il loro amore come mio.
Ma chi può dire tutto? Mi mancano i vocaboli. Ora il benedetto Gesù mi ha detto: hai visto che cosa è vivere nel mio volere? È scomparire, è entrare nell'ambito dell'eternità. È penetrare nell'onniveggenza dell'Eterno, nella mente increata, prendere parte a tutto, per quanto a creatura è possibile, e a ciascun atto divino. È fruire, anche stando in terra, di tutte le qualità divine. È odiare il male in modo divino. È quello spandersi a tutti senza esaurire, perché la volontà che anima questa creatura è divina. È la santità non ancora conosciuta, che farò conoscere, che metterà l'ultimo ornamento ed il più bello, il più fulgido di tutte le altre santità, e sarà corona e compimento di tutte le altre santità. Ora, vivere unito con me non è scomparire. Si vedono due esseri insieme, e chi non scomparisce non può entrare nell'ambito dell'eternità per prendere parte a tutti gli atti divini. Pondera bene e vedrai la gran differenza. 12 aprile 1918. Trovandomi nel solito mio stato, sentivo un estremo bisogno di Gesù e di poggiarmi tutta in Lui. Ed il mio dolce Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, poggiati tutta in me. Mi troverai sempre pronto, non ti mancherò mai. Anzi, quanto più ti poggerai in me, io mi riverserò in te. E sentendo io molte volte il bisogno di poggiarmi, io verrò da te e mi poggerò in te, servendomi dello stesso mio poggio che ho formato in te. E quando vedo che tu sdegni il poggio delle creature, io ti amerò a doppio e ti raddoppierò il mio poggio. Poi ha soggiunto: quando l'anima fa tutto per piacermi, per amarmi e per vivere a spese della mia volontà, viene ad essere come membra al mio corpo, ed io mi glorio di queste mie membra, di queste membra come mie. Diversamente sono come membra slogate da me, che mi danno dolore, non solo a me, ma a loro stesse ed al prossimo. Sono membra che scaturiscono materia da ammorbare e disseccare lo stesso bene che fanno. È bene fermarsi nella lettura, perché soprattutto il primo, ma anche questo secondo testo che abbiamo letto, sono molto profondi e significativi. Nello scritto dell'8 aprile è uno dei tanti in cui Gesù spiega, lo fa tante volte, la differenza tra il vivere unito con Lui e vivere nel suo volere. Veramente molte volte Lui fa notare la differenza che c'è tra il fare la sua volontà e vivere in essa. Qui parla di unione con Lui. L'unione con Lui era da sempre, diciamo, stata il punto d'arrivo di qualunque percorso spirituale, ascetico, di santificazione. Quindi l'unione con Dio era appunto il fine di ogni cammino spirituale. Basta leggere i grandi classici della spiritualità e della mistica per rendersi conto di questa cosa. Ed è tantissimo giungere a questa forma di unione. Ecco, però qui Gesù stende le braccia e dice a Luisa: viene nel mio volere anche un solo istante e vedrà la gran differenza. Ora, Luisa chiaramente ha vissuto questa cosa in maniera percepibile, se ne è accorta. Il mio piccolo atomo nuotava nel volere eterno. È evidente che questo accorgersene non è un elemento costitutivo di ciò. Quando lo facciamo noi, entrare nel volere divino è semplicemente un atto che si fa
con un movimento della volontà che esprime appunto la volontà a Dio di entrare nel suo divin volere, anche se non avviene niente a livello percepibile, succede esattamente questo tipo di realtà. Si entra in questo atto solo e immediatamente si prende parte a quest'atto solo del Fiat Supremo. Abbiamo già detto altre volte, ma ricordiamo che il divin volere è un atto solo, perché l'essenza di Dio è assolutamente semplice, non esiste in Dio sequenza temporale, non c'è un prima e un poi, non c'è nessuna composizione di materia, di forma, di sostanze, accidenti, di essere, di essenza. Dio è assolutamente semplice. Quindi sono evidentemente questi concetti trascendenti la nostra intelligenza, noi possiamo soltanto intuire qualcosa, coglierne qualche aspetto. Non dimentichiamo mai che Sant'Agostino diceva, quando entrava appunto in questi alti voli contemplativi e anche se vogliamo speculativi, e dopo aver balbettato, come tutti noi possiamo fare qualcosa su questo, diceva: fermiamoci, perché si comprendis, dice in latino, non est Deus, se lo potessi comprendere non sarebbe Dio, perché noi possiamo comprendere, etimologicamente significa proprio appunto prendere con, quindi afferrare, quindi dominare in un certo senso, solo ciò che è più piccolo di noi, ciò che è più grande di noi non può essere da noi compreso, ma al contrario siamo noi ad essere compresi in Lui, appunto in quest'atto solo del Fiat Supremo, sono appunto compresi e contenuti tutti gli atti che esternamente sono, non esiste un ordine di grandezza, no, in cui poterli numerare, no? Cioè Dio è eterno, dice, prendo parte a tutti gli atti, anche futuri, anche ancora non esistenti, fino a quando Dio sarà Dio. Fino a quando Dio sarà Dio. Per tutta l'eternità, cioè, e da quando Dio è Dio? Da tutta l'eternità, quante cose ha fatto nostro Signore? Cioè, capite? Cioè, è qualche cosa assolutamente di inimmaginabile, di imponderabile, di incommensurabile, di inafferrabile, di ineffabile. Però anche se appunto c'è questo mare infinito, non esistono termini, e lo spiega lei, no? Chi può dire tutto, mi mancano i vocaboli per comprendere ciò, e qui però lo spiega, e spiega anche come attraverso questa partecipazione della creatura a tutti gli atti che sono infiniti, compiuti dal Fiat Supremo, immediatamente scattano due cose: primo il ringraziamento, la lode, la benedizione, no? Il ti amo per tutto quello che Dio ha fatto. Per questo, per esempio, nel primo pellegrinaggio dell'anima, nel divin volere, si vede che si reiterano in continuazione, mano a mano che si scorre negli atti fatti della divina volontà, metto il mio ti amo, ti lodo, ti adoro, ti benedico e ti ringrazio, no? Questo è uno degli effetti. La seconda è la partecipazione, diciamo, riflessa nella creatura di tutte queste meraviglie del creatore, che diventano proprie della creatura, e che la stessa può prendere e a sua volta rioffrire a Dio come se fossero le sue. Ecco perché dice: prendo l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Si legge negli scritti, ne legge uno ieri sera, no? Dice lui: se io entro nel Fiat Creante e prendo tutta la creazione e la porto a Dio, cioè gliela riporto, gliela rioffro, gliela faccio vedere, gliela dono come se l'avessi fatto io, ma è una cosa sua. E quello che Luisa dice, e quello che Gesù in continuazione dice in questi scritti, è per questo loro trovavano il pieno contento e sfogo completo nel ricevere da me il loro amore come mio. È la glorificazione massima che si possa dare, tra l'altro, alla Santissima Trinità, perché è un entrare in tutte le opere divine. I salmi in continuazione parlano le sue opere, sono meravigliose. Stabili sono tutti i suoi comandi, meravigliose sono le tue opere, il salterio, per chi recita la liturgia delle ore, è pieno di queste cose, no?
i libri della Sapienza, chi potrà numerare tutte quante le opere compiute dal Signore? È impossibile. E quindi si fa questa operazione spirituale che produce effetti assolutamente giganteschi nell'anima. E Gesù qui commenta: hai visto le cose vivere nel mio volere scomparire, perché è evidente che la creatura dinanzi a questo, come dire, universo infinito, non ci sono vocaboli e termini adeguati per descriverli, si sente meno che nulla, quindi scompare completamente e vive e gode di questa infinita bellezza, bontà, magnificenza e gloria di Dio. Gesù comincia a spiegare: facendo queste operazioni si entra nell'ambito dell'eternità, quindi in una dimensione che a noi non ci appartiene. Noi, fino a quando siamo in questo mondo, siamo proprio strutturalmente legati al tempo. Il tempo non è veramente, non è semplicemente qualcosa che sta fuori di noi, ma è anche qualcosa che sta dentro di noi fino a quando siamo in questo mondo. E adesso siamo proprio assolutamente proprio incatenati come uno schiavo in catena e non ci possiamo fare niente. Ecco, è una delle classiche cose: io non posso farci niente, non posso sciogliere il mio legame con il momento presente, non posso tornare indietro nel tempo, almeno fino a quando sono in questo mondo, e non posso andare avanti nel futuro, non posso, quindi. Ma l'eternità non è così. Ancora, penetrare nell'onniveggenza dell'Eterno, nella mente increata, e prendere parte a tutto, ovviamente per quanta creatura è possibile, e a ciascun atto divino. A colui che tutto vede e a colui che tutto fa. Ecco, queste sono, diciamo, operazioni, quindi la partecipazione all'eternità divina, all'onniscienza divina. Ecco, qui però fruire anche stando in terra tutte le qualità divine. Questo bisogna vedere. Deve diventare piano piano carne della nostra carne e vita della nostra vita, ovviamente in modo vero, anche se anche qui da essere ben compreso, non è che uno, siccome partecipa dell'onnipotenza divina, facesse il matto che si lancia dal decimo piano e dice adesso non cado, ecco, si diventa ridicoli poi, no? A parte che questo sarebbe un provocare la divina bontà, un po' come quando provocarono Gesù dicendo di buttarsi dal pinnacolo del Tempio, no? Però per esempio la percezione di un Dio che ti mette a disposizione veramente assoluta delle sue qualità, quindi tu gli chiedi una cosa anche piccola ma buona e apparentemente difficile e lo ottieni immediatamente, e questo certo che si vive. Cioè, se uno si fa attento capisce rettamente cosa Gesù intende, per esempio con queste espressioni, no? Fruire anche stando in terra tutte le qualità divine, e decodifica nel concreto questo tipo di dono che il Signore fa e si rende attento a vedere quanto questo sia vero, bisogna provare per credere. Poi odiare il male in modo divino, quindi odiare il male in modo divino significa odiarlo in maniera assoluta, non esiste proprio, d'accordo, che una persona possa minimamente, come dire, nemmeno lontanamente pensare di stare dentro la divina volontà se nei confronti del male morale, quindi del peccato, non ci sia un odio, Gesù dice, divino. E guardate che l'odio divino, Dio non odia le creature, ma il male, il male Dio lo detesta, non ne vuole nemmeno sentire parlare. E i figli della divina volontà, cioè il peccato, non sanno neanche che cosa sia. Lo possono aver conosciuto nel passato, certamente, ma per quanto stai loro, il peccato certamente nella dimensione del peccato volontario, perché poi purtroppo l'operazione del tendere alla perfezione è sempre più grande in tutto e per tutto, compresi nei minimi dettagli, è un cammino anche questo, non dobbiamo assolutamente pensarci che sia una bacchetta magica operata da divin volere,
E in questo cammino interviene l'uso dei sacramenti, della confessione, dell'Eucaristia, della preghiera anche vocale, del rosario, di tutto, no? Però certamente il male, cioè, il male non si fa per nessun motivo, non esiste proprio, d'accordo? È quello spandersi a tutti senza esaurire, perché la volontà che anima questa creatura è divina, quindi spandersi. Io ci vedo in questo spandersi, chiaramente queste sono espressioni che soltanto Gesù può chiarire al 100%, qui poi ognuno meditando deve entrare in questo testo e dire che significa spandersi a tutti senza esaurirsi. Vuol dire non, certamente un'operazione spirituale, che è quella che si fa quando si prega, quando si opera, quando si gira nella divina volontà, perché tutti quanti i prodigi, la potenza degli atti divini vengono, come dire, attraverso l'operazione spirituale della persona, come dire, vengono attirati, i loro effetti vengono, mi verrebbe da dire, sparati, riflessi, riversati, forse meglio, su tutte le creature presenti, passate e future, i quali ne beneficiano tanto quanto sono ben disposti ad accoglierne gli effetti mirabili. Potremmo però anche, come dire, espandere, a proposito di espandersi, questo termine, anche in quella dimensione davvero universale del donarsi dell'anima che vive nella divina volontà, che cessa, come dire, di avere pretese nei confronti del prossimo. L'immagine della divinità comincia a conoscere soltanto la dimensione transitiva del dare e del darsi, quindi non del chiedere o del pretendere o dell'aspettarsi qualcosa. Anche questo è un orizzonte da esplorare, possibile. Gesù continua: la santità non ancora conosciuta, che farò conoscere e che metterà all'ornamento il più bello, l'ultimo e il più fulgido di tutte le altre santità. Sarà corona e compimento di tutte le altre santità. E la differenza essenziale che c'è tra questo e il vivere unito con Gesù è che nel vivere unito con Gesù si attua un'operazione di progressiva, appunto, unione con lui a livello personale, di due persone, certamente una umana e una divina, che sempre più sono unite, quindi sono come due grandi amici, sono sintonizzate su tante cose, ma non c'è, dice Gesù, partecipazione agli atti divini, come avviene invece nel fondersi, nel vivere nel divino volere, soprattutto nel fondersi. Ecco perché è importante, per quanto noi riusciamo e possiamo, che i nostri atti di fusione siano sempre più numerosi e frequenti. Bene, poi c'è ancora un altro aspetto, il poggiarsi. Anche questa è un'altra dimensione fondamentale anche della nostra vita umana e interiore. Allora, qualche grande uomo di scienza, che a questo momento mi sfugge chi fosse, diceva: datemi una leva e io vi solleverò il mondo, no? Quindi il punto d'appoggio. Noi esseri umani sappiamo benissimo che o stiamo in piedi, o stiamo seduti, o stiamo sul letto, quindi un punto d'appoggio ce lo dobbiamo per forza avere. Questa è l'esperienza comune della vita umana. Ma questo avviene anche per la vita interiore, cioè un fondamento, un punto d'appoggio ci deve stare. Questo vale soprattutto per il nostro mondo affettivo, dove noi appoggiarsi significa, cioè, quando io sto appoggiato, sto tranquillo, sto sereno, sto sicuro, non cado se ho la terra solida, cioè, chiaramente se cammino su una corda. Tra due alberi il punto d'appoggio è molto labile, no? Da un momento all'altro casco, insomma. Ecco, mi sento sicuro se c'è un appoggio solido, ampio. Ora, esperienza assolutamente comune,
Qui ci sarebbe da meditare per una settimana su questo. I punti d'appoggio che noi cerchiamo possono essere molto infiniti. In questo tema c'è tutto quanto il groviglio, a volte assai intricato, di tutto il nostro mondo psichico, psicoaffettivo, emotivo. Che almeno un pochino, io credo che alla luce della divina volontà, chi si lascia in qualche modo illuminare da essa riceve non poche indicazioni. Generalmente noi cerchiamo punti d'appoggio in qualche affetto creato, generalmente. La mamma quando siamo bambini, o il papà, poi la moglie, il marito, a volte i figli. Oppure qui veramente ecco, la carriera, il lavoro, gli studi, no? Pensiamo per esempio a quelle personalità molto molto sole o molto provate, no? Che poi diventano dei geni a scuola, cioè prendono 3-4 lauree, d'accordo? Ma c'hanno 3-4 lauree, però si vede che sono delle umanità assolutamente fragili, no? E quindi ciò che non hanno avuto dalla vita, dagli affetti, quelle gratificazioni che non hanno avuto, le cercano lì e quindi poi sfoggiano, ostentano, cioè qui c'è proprio un mondo, d'accordo? Proprio un mondo veramente scosceso. Io faccio qualche piccolo esempio perché poi, allora, qui ciascuno di noi deve fare i conti con se stesso, cioè questo è un elemento a mio avviso più che basilare per non raccontarsi sciocchezze, per non illudersi, ecco perché qui è proprio un punto fondamentale, ripeto, dove ti appoggi tu? Appoggiarsi. Chi vive nella divina volontà si appoggia in Gesù o in Maria e basta, ma non basta a chiacchiere, d'accordo? Non basta a chiacchiere, questo bisogna provarlo. Quindi ci sono gli esercizi interiori con cui si provano, no? Gli esercizi del distacco, l'abbiamo visto tante volte. Prova a rappresentarti se sei capace a rinunciare a 1, 2, 3, a non vedere più 1, 2, 3, a perdere 1, 2, 3. Sì o no? Ecco. E poi la prova concreta, cioè la capacità di vivere non appoggiandosi alle creature. Che è una cosa che si deve mettere in pratica, si deve testare, si deve verificare. Degli spunti, no? E vedi, Gesù dice: quando vedo che tu sdegni il poggio delle creature, io ti amerò il doppio e raddoppierò il mio poggio. Gesù stesso si legge negli scritti, no? Che a un certo punto. Vede che nel mondo non c'è altro che offese a lui, disastri, umana volontà che combina guai su guai, e dice: non so più dove guardare. E si compiace quando vede un'anima, con lui si è visto tante volte, che lo ama, che lo vuole, che lo serve, che lo desidera. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, e anche il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Cioè non c'è niente di nuovo, no? Però se noi ci appoggiamo alle creature, quindi se io cerco l'appoggio delle creature, dalle creature riceverò quello che danno. E qui ti ritorna il profeta Geremia, no? Ricordiamo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e benedetto l'uomo che confida nel Signore. Confidare e appoggiarsi sono due termini molto vicini. Maledetto l'uomo non vuol dire che Dio l'uomo lo va a maledire, ma andrà incontro ad una continua tristezza e delusione, perché la creatura non è capace di darti il punto d'appoggio, perché ce n'ha bisogno pure lui, è un derelitto, è un poveretto come te o più di te. Quindi è inutile che andiamo a cercare la vita dalle creature, che a loro volta la cercano presso qualcuno che glielo dà. Cioè, pensiamo a quante relazioni, a quanti
relazioni di amicizia, quante relazioni parentali, a quante relazioni coniugali saltano per aria, semplicemente per questo. Perché io ho cercato la vita in chi mi stava vicino, la vita non l'ho trovata, sto poraccio non me la può dare. E allora resto deluso, resto. E a volte salta tutto, salta. Allora Gesù dà delle spie, dice: quando l'anima fa tutto per piacermi, amarmi e vivere a spese della mia volontà, viene ad essere come un membro al mio corpo. Attenzione però, piacere a lui, amare lui, dov'è il nostro cuore, qual è l'oggetto dei nostri affetti, e vivere a spese della mia volontà, cosa che si fa, come sappiamo, atto preventivo, atto attuale, atto di fusione, eccetera, eccetera, no? Quindi abbandono stesso, ecco, dove io non mi devo stare sempre a indaffarare, a preoccupare, a pensare, ci pensa lui. Questo è un tema molto profondo, io ho sempre pensato, continuo a pensare e sempre penserò, ecco, che questi scritti direttamente intesi hanno veramente una portata ultra santificante per l'anima. È solo che entrarci bene dentro è operazione, ecco, non facilissima, ecco, anche se molto semplice. Come Dio è semplice, preghiamo il Signore che ce ne doni la grazia e soprattutto di recepire queste cose e iniziare a viverle. Perché queste cose non sono state dette perché rimangano delle belle, che bella meditazione, o che bella catechesi, o che bel pensiero. Queste sono cose che Gesù ha detto perché le facciamo nostre e le viviamo. Perché viverle si può, e quando le si vive, la vita è veramente un'altra cosa. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci a decodificare in verità quali sono i nostri punti d'appoggio, perché se i nostri punti d'appoggio sono pericolanti o sono sbagliati, la nostra vita sarà sempre un disastro, sempre, e non troveremo mai né pace né felicità. E aiutaci anche se dovessimo vedere che stiamo poggiati, ecco, su palafitte pericolanti, che dobbiamo cambiare punto d'appoggio, perché se questo comportasse delle sofferenze, perché come dice il proverbio popolare, chi lascia la via vecchia per la nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova, se anche ciò provocasse delle sofferenze, sono salutari sofferenze da abbracciare senza esitazioni. Lo Spirito Santo anche ci illumini e ci faccia comprendere per tua intercessione la grandezza abissale che si trova nel vivere, nel divin volere, che anche quando non è oggetto, ecco, perché questo è una cosa straordinaria di nostra percezione sensibile, rimane comunque qualche cosa di immensamente santificante e beneficante, sia chi lo vive, sia tutti coloro, cioè tutti gli atti creati, sui quali di riflesso si riversa la potenza e la bellezza di questa vita. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.